questa puntata, la ripresa dei lavori a settembre. La campagna toscana contemporanea. Il Birrantology Festival a Sinalunga. Sentiamo quali sono i principali obiettivi dell'Assemblea legislativa alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Abbiamo dei problemi e dei temi da affrontare che in realtà abbiamo già iniziato a trattare. Sto pensando per esempio al piano dei rifiuti che è stato adottato, che ha visto la presentazione di tutte le osservazioni che sono in fase di valutazione da parte dell'assessorato, ma che alla ripresa dovranno approdare in aula, perché il piano dei rifiuti deve essere approvato, dando quindi uno strumento importante che serve ai cittadini e alle imprese. Abbiamo poi il piano sanitario e sociale, è stata fatta la comunicazione da parte dell'assessore Bezzini, ma credo che anche da questo punto di vista l'attuazione della sanità territoriale, cioè la programmazione per quanto riguarda gli interventi che saranno da fare, sia quelli dal punto di vista strutturale, da quelli riguardanti la tecnologia, soprattutto l'organizzazione, meritino la massima attenzione, perché stiamo parlando di uno dei temi più cari ai cittadini, vale a dire la loro salute. Avremo anche la legge sul testo unico sul turismo, anch'essa una profonda revisione della legge che già abbiamo, che darà una mano alle amministrazioni comunali per quanto riguarda la gestione di un'attività importante come quella del turismo, legata anche alla vivibilità dei centri storici e alla mancata perdita di quelle che sono le funzioni tradizionali che comunque soprattutto nelle nostre città d'arte noi vorremmo che possano rimanere. Accanto a questo avremo altri argomenti come la modifica della legge 40 a seguito degli stati generali della salute. Abbiamo dato delle indicazioni precise sulle quali la Giunta ha lavorato e a breve arriveranno anch'esse all'attenzione del Consiglio. E poi avremo tutta una serie di temi generali, anche di carattere politico, sulla quale dovremo continuare a lavorare e ad insistere, come quella del finanziamento per quanto riguarda la sanità pubblica. Ora c'è stato il riconoscimento del PEBEC, questo rischia anche di creare delle problematiche per esempio alle piccole aziende. Il governo, vista la sentenza che è stata emessa, se ne deve occupare, perché le regioni hanno diritto ad avere quelle risorse, probabilmente le aziende vanno tutelate rispetto alle risorse che dovranno versare. Il tema della sicurezza sul lavoro. Credo quindi che ci sia veramente nell'ultimo anno di legislatura tanto impegno da mettere ancora a sostegno e con attenzione nei confronti dei nostri territori, ad iniziare quelli più marginali, le cosiddette aree interne, continuando a far vedere una forte presenza, una forte azione della regione, soprattutto per quanto riguarda le fasce di popolazione e i territori che ne hanno più bisogno. Sì, va in pausa per circa un mese, però noi inizieremo come Lega una serie di riunioni appunto con i nostri eletti in tutta la Toscana e con il partito per affrontare una serie di tematiche ed essere pronti a settembre con alcune proposte. Sicuramente il tema della sanità, l'informativa che è arrivata la scorsa settimana, e quindi il piano socio-sanitario sarà un tema centrale anche nel prossimo anno. Però pensiamo anche alle infrastrutture, a quella proposta accelerata da parte del Presidente Gianni che si chiama Toscana Strade, su cui saremo pronti a confrontarci, a dibattere, ad esprimere le nostre posizioni.
Penso al piano dei rifiuti, quindi al tutto il tema ambientale che abbiamo avvertito partendo anche dall'inchiesta CEO e quindi da tutto quello che è rifiuto speciale, ma anche a tutto quello che è rifiuto solido, urbano e imprenditoriale della Toscana, quindi un piano dei rifiuti che ci vedrà a settembre pronti a dibattere sull'aula di consiglio regionale ed esprimere le nostre posizioni in contrapposizione anche con il Partito Democratico sul tema dei rifiuti. E poi l'ultimo tema che a noi sta particolarmente a cuore è sicuramente quello dell'acqua, quindi quanto noi riteniamo importante il tema dell'acqua, che debba stare fuori da quel processo iniziato dal PD sul tema della multi-utility, e quindi quanto noi ci batteremo affinché l'acqua non faccia parte di quel processo di unione sul tema rifiuti e sul tema energia. L'ultimo tema è il tema lavoro. Abbiamo presentato una proposta di legge appunto che va nella direzione dell'aiuto e del sostentamento per tutti quei minori che purtroppo perdono un familiare sul lavoro, che da circa 2 anni non vede la luce perché ci sono state una serie di difformità denunciate, non vere, da parte del Partito Democratico. Siamo pronti a presentare la proposta di legge con la copertura finanziaria, sperando che il tema lavoro, il tema sicurezza sul lavoro sia un tema centrale nel prossimo anno di legislatura. I pilastri su cui organizzare questo scorcio di legislatura rimangono quelli con cui l'abbiamo iniziata, perché continuano a essere imperativi nella nostra agenda: il lavoro, la tutela soprattutto del lavoro e della dignità del lavoro, la sanità, che è sempre più un problema soprattutto dal punto di vista economico piuttosto che un diritto, e l'ambiente, che è fortemente collegato alla qualità della nostra vita. A questi si allaccia poi il problema della multi-utility, di cui non vogliamo la quotazione in borsa, di una sanità territoriale che va recuperata e ripresa, e il problema di tutti quei servizi che devono essere resi alle persone, a partire dalle infrastrutture e tutto ciò che riguarda appunto la qualità della vita. Credo che siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda anche il programma, la programmazione strutturale europea, e dobbiamo cercare di guardare appunto all'Unione Europea come un'opportunità di sviluppo di nuove strategie dal punto di vista della sanità, del lavoro e del recupero dell'ambiente, che diventa fondamentale in questa fase storica in cui la lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento è decisivo sotto tutti i profili, anche quello economico. Ora, non le chiamerei ferie, nel senso che si ferma per la pausa estiva, ma l'attività dei consiglieri continua, tant'è vero che noi come Forza Italia siamo in attività permanente, faremo incontri sugli stabilimenti balneari, faremo incontri, il 1° di agosto verrà il nostro segretario nazionale Antonio Tajani alla Versiliana, quindi faremo tutta una serie di incontri e continueremo a lavorare ancora sui temi che riguardano la regione toscana, penso ai siti produttivi, penso ai distretti industriali, penso al tema della grande crisi che vive la provincia di Firenze con le industrie della moda e della pelle e del calzaturiero, penso al tema delle infrastrutture. Faremo nel periodo estivo una raccolta firme contro la FIPLI a pagamento. Ecco, riprenderemo dopo la pausa estiva del Consiglio regionale partendo dalle questioni fondamentali. Prima fra tutte la sanità. Siamo convinti che occorre fare un'accelerazione, dobbiamo snellire le liste d'attesa. I dati dimostrano che la Toscana è maglia nera per quanto riguarda le liste d'attesa, è maglia nera per quanto riguarda la diagnostica. Ecco, tutta una serie di iniziative come Forza Italia metteremo in campo alla ripresa di settembre e naturalmente che ci porteranno alle elezioni regionali del 2025. Pronti come centrodestra a vincere questa regione mettendo in campo il candidato migliore. Ma a settembre il Consiglio regionale dovrà dimostrare di essere in grado di approvare il piano dei rifiuti, credo che sarà la priorità più importante passata la pausa estiva. Nel contempo una nuova sessione di bilancio, una variazione importante, il DEF, ma soprattutto la dimostrazione che quello che stavamo dicendo a inizio anno, del fatto che l'incremento delle tasse si poteva evitare, si possono quindi eliminare gli incrementi dell'addizionale IRPEF, perché la sentenza della Corte Costituzionale dà ragione al nostro punto di vista. Siamo convinti che serve trovare quelle risorse riscuotendo quei crediti, quindi avremo una stagione importante che nel contempo ci vedrà impegnati per fare in modo che anche alcuni grandi investimenti infrastrutturali prendano corpo da qui a fine anno, non soltanto nei collegamenti ferroviari ma anche stradali, quindi una stagione interessante, importante, e anche un aggiornamento su quello che sarà il quadro del sistema sanitario toscano per erogare nell'ultimo anno migliori servizi, diminuire le liste d'attesa e soprattutto aumentare il livello qualitativo dei servizi che eroghiamo. Beh, a settembre ripartiremo con un nuovo vigore, quello chiaramente che ci accompagna nell'ultimo anno di mandato,
È chiaro che tutte le posizioni che assumeremo come Fratelli d'Italia, ma le assumeremo sicuramente, chiaramente anche come centrodestra e oltre il centrodestra anche come tutto quel contenitore che si fa alternativa al governo del Partito Democratico, per tutte quelle che sono le prime partite subito al rientro dalla pausa di agosto, quindi penso al piano dei rifiuti, penso a Toscana Strade, penso al piano sanitario, penso alla legge sul turismo, faremo in modo che non soltanto ci sia la possibilità, chiaramente speriamo anche dal punto di vista pratico, di poter precisare quello che è il nostro punto di vista, ma trasformare poi questo punto di vista in quella che sarà l'alternativa progettuale di governo per la regione toscana alla prossima scadenza elettorale. Posso dirle quelli in cui io mi batterò a spada tratta, che sono quelli sulla sanità. Ritengo che questo mese di agosto possa essere per me e il mio gruppo punto di analisi e di studio per quelli che sono i mali della sanità che ci scontriamo e si scontrano gli utenti quotidianamente, liste di attesa, grandi situazioni di problemi al pronto soccorso, medicina territoriale che non funziona. Io più volte ho impostato i miei atti su un cambiamento di prospettiva, non più la medicina basata su quanto viene speso per la risonanza magnetica, anzi per una visita, ma per arrivare alla guarigione, quindi non più fee for service ma fee for value, quindi la medicina basata sul valore. L'estate 2024 si caratterizza per la campagna Toscana Contemporanea dedicata ai luoghi d'arte contemporanea all'aperto, all'arte urbana e ai parchi d'arte. L'arte urbana rende la Toscana un grande museo a cielo aperto. In questi anni abbiamo deciso di investirci tanto, vorremmo continuarlo a fare anche nel futuro. In questo c'è l'idea della Toscana diffusa, queste opere uniche, stupende, dai piccoli borghi della Garfagnana fino a Pisa, a Firenze, riescono a raccontarci una Toscana in grado non solo di vivere nella bellezza del suo passato, ma anche di raccontare il presente e farlo con un'arte moderna, un'arte più vicina alle persone, in grado anche di creare socialità. Toscana contemporanea è tutto questo. Negli scorsi anni abbiamo deciso di raccontare la Toscana dei piccoli borghi, la Toscana dei parchi, quest'anno invece raccontiamo la Toscana dell'arte di strada, la Toscana dell'arte vicina alle persone e chiediamo alle cittadine e ai cittadini della nostra regione e non solo, anche ai tanti turisti, di andare a scoprire quante meraviglie ci sono nella Toscana diffusa. Dal 23 al 25 agosto torna a Sinalunga l'Extravaganza Birrantology Festival, un festival musicale a ingresso gratuito che si svolge all'interno del Parco Comunale dell'Uccelliera, nella parte alta del paese medievale di Scrofiano. Ma un'iniziativa importante che trova il sostegno del Consiglio regionale della Toscana, il nostro supporto, la promozione insieme a quella dell'amministrazione comunale e l'iniziativa che ravviva il borgo di Scrofiano, che è un piccolo borgo dentro il comune, ovviamente nel contesto del comune di Sinalunga, un'iniziativa che mette insieme elementi di carattere culturale, musicali ed enogastronomici e ravviva il nostro territorio, di quella Toscana diffusa, di quei piccoli borghi che fanno però bella e viva la nostra comunità. Questo è il motivo per cui il Consiglio regionale della Toscana promuove, sostiene e cerca di diffondere le informazioni rispetto a queste iniziative che hanno bisogno del supporto delle istituzioni. È un festival basato sul libro, un concept festival che nasce da un processo artistico e creativo che ha portato nel 2019 la stesura di un libro. In questo libro viene documentata l'esperienza dei ragazzi del collettivo che gestisce l'organizzazione e vengono tramite un racconto fantastico create delle tre divinità che rappresentano tre atmosfere che vengono sul palco le sere del festival. Vediamo il venerdì una serata più che altro a synthwave, il sabato una serata dedicata al gothic rock e la domenica dedicata al punk rock. Cerchiamo di riportare
all'interno del parco l'atmosfera del festival che descriviamo attraverso le divinità che sono descritte nel libro.